Delimiteremo una nuova zona di attenzione per il bradisismo. Non esiste un piano evacuazione sul rischio bradisismo attualmente e va fatto. Lo ha detto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci al termine della riunione di Pozzuoli, incontro che è stato caratterizzato anche da proteste all'esterno dell'aeronautica militare, dove i cittadini hanno chiesto chiarezza e immediate bonifiche. Tavolo tecnico con i sindaci dell'area e il ministro della cultura Gennaro San Giuliano. L'obiettivo è quello di parlare per la prima volta di prevenzione sul fenomeno in un territorio in cui oltre 500.000 persone sono da considerare a rischio. I sindaci di Pozzuoli, Gigi Manzoni e di Bacoli, Giosi della Ragione, hanno evidenziato le esigenze dei loro comuni. Oggi è una giornata importante perché oggi diamo seguito a quello che è stato il tavolo ministeriale. Ieri è stato pubblicato il decreto e oggi siamo già nella fase attuativa di questo decreto, che per la prima volta si parla di bradisismo come un evento a sé e non legato ad altri tipi di eventi, e soprattutto si parla in termini di prevenzione, che sia, penso che sia la cosa giusta e importante da affrontare. Adesso daremo seguito a quello che abbiamo descritto, ma perché è una cosa importante, è che questo decreto per la prima volta, oltre ad essere un decreto ad hoc proprio sul bradisismo, è un decreto che parte dalla base, perché sono state recepite tutte quelle che sono le criticità e le istanze che i sindaci hanno posto sul tavolo. Il ministro ha ascoltato le istanze dei territori, dobbiamo dire che in 20 giorni ha dato riscontro a quelle che sono state le sollecitazioni dei sindaci. È la prima volta che un decreto sul bradisismo parla di prevenzione e non si parla dopo cosa fare, ma prima, per rendere i nostri territori più resilienti. Siamo certi che questa visita a Pozzuoli possa essere ulteriormente fruttifera per migliorare ancora questo decreto. Noi chiederemo l'ampliamento del sisma bonus a questo territorio perché gli edifici privati ne hanno fortemente bisogno, chiederemo un ampliamento degli anni con cui potenziare il personale delle nostre città da 1 a 3 anni e soprattutto mettere in campo azioni di politiche turistiche, di sviluppo per il nostro territorio che ha subito molti danni in questi giorni, anche di diffusione purtroppo di allarmi ingiustificati, e quindi eventi di natura nazionale o internazionale, che siano essi sociali, sportivi o culturali, lo decidono i ministri, ma bisogna far capire che nei Campi Flegrei si può venire in tranquillità. Noi viviamo di turismo culturale, e c'è bisogno che questa macchina economica, che è la terza in Campania dopo Ercolano Pompei, Napoli Centro, vengono i Campi Flegrei.